Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo delle carte più forti, assolutamente più forti, che non verranno mai, e dico mai, tolte dalla banlist, sicuramente. Quindi ragazzi, se volete continuare a vedere i nostri contenuti per quanto riguarda il mondo di Yu-Gi-Oh! Vi consiglio di iscrivervi qua sotto. E direi che possiamo cominciare, quindi sigla ragazzi, e incominciamo questa lista di 5 carte fortissime assolutamente. Ho deciso di prenderne 5 perché poi magari, se vi dovesse piacere questa serie di carte fortissime della banlist, magari in un futuro ne potrei fare altre liste sempre da 5. Quindi ragazzi, per ogni lista ci sarà la carta più forte e poi vedremo di fare magari una top 10, una top totale delle carte più forti della banlist, magari, non lo so, è un'idea mia. In ogni caso ragazzi, questa top 10 è una top 10 che sicuramente non diventerà mai obsoleta, perché ho preso 10 carte che sono in banlist e che non ci usciranno mai, state tranquilli. Cioè, in banlist intendo tra bandite limitate e semilimitate, a 3 non finiranno mai, scontato. Quindi ragazzi, cominciamo alla grande con quinto posto, una carta magia assolutamente ragazzi sbroccata. Cioè, fortissima. Giara dell'avarizia, carta magia normale, almeno questo, che ti permette di prendere 5 mostri dal tuo cimitero e rimischiarli nel deck. Ok, grazie, mi rimetti 5 risorse nel deck. Ma non solo, peschi pure 2 carte. Come, scusa? Cioè, tu rimischi 5 mostri che possono essere fortissimi, ti fanno partire tutte le combo magari perché li hai utilizzati, il tuo mazzo dopo quella combo è finito, magari ti hanno usato un Raijeki, una palla di Raum, qualcosa, la combo ti è andata letteralmente a puttane, quindi tu rischi di non ripartire più. Magari vai di top deck, becchi Giara dell'avarizia e dici passiamo alla prossima. Cioè, Giara, grazie, rimischio, pesco 2, mi riparte la combo a caso. Pescare è la cosa più forte che si possa fare in questo gioco. Come anche mandare carte al cimitero, scartarle. Vedete i danger. Quindi, al quarto posto, ragazzi, abbiamo Carità Graziosa. Una carta che peschi 3, scarti 2. A tutti gli effetti, peschi meno di una qualsiasi Giara dell'avarizia, come abbiamo visto prima. Il punto è che peschi 3, scarti 2. Questo vuol dire che ti partono sicuramente degli effetti. La carta sarebbe stata molto meno forte se avessi magari pescato 3 e rimischiato 2 nel deck. Lì, secondo me, non sarebbe stata nemmeno in banlist, dal momento che, per esempio, hanno creato Saryuja, che è un mosso Link che ti permette di pescare 4 e mettere sotto al deck 3 carte nell'ordine che ti pare. Ecco, Carità Graziosa non è propriamente così, perché tu scarti, pensiamo ai Dark World, pensiamo ai Danger, fa parte qualsiasi cosa con Carità Graziosa, anche, che ne so, una carta che dal cimitero la bandisci per fare altro. Cosa? Perché il gioco prima era completamente insensato? Perché abbiamo detto che pescare è molto importante. C'è infatti la draw phase dove ogni giocatore pesca una carta dal proprio deck, è l'inizio del turno infatti, e normalmente diciamo che non potrebbe essere negata e per correttezza non dovrebbe. E poi esiste Sigillo del Tempo ragazzi, Sigillo del Tempo, carta trappola che immagino che quando si poteva giocare faceva bestemmiare la gente, cioè proprio Sigillo del Tempo, quello che gli sta contro, l'opponent, l'avversario, guarda Sigillo del Tempo e dice: ma Dio. E la reazione che avrei anche io se mi trovassi contro una carta che mi dice: la tua draw phase non può essere fatta! Che palle!
Che palle, al terzo posto abbiamo sta carta fortissima, assolutamente. E al secondo posto ce n'è una ancora più forte, perché ti fa danno e ti fa saltare pure la draw. Magari, no, 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 non diciamo cazzate, oggi sarebbe comunque sbroccata in culo. Yatagarasu, ragazzi, Yatagarasu, un corvetto di merda, che era nel mazzo Chaos, ormai penso 13 anni fa, una roba del genere. Forse, no, siamo nel 2019, decisamente più di 13 anni fa. Tipo 15-16 anni fa, 17-18, non so da quanto tempo è bannato Yatagarasu, però ragazzi, un corvo che se ti attacca diretto, tu non puoi pescare. E dite, sì, magari, però ti deve attaccare per forza diretto, quindi questo vuol dire che se io ho mosso in difesa o in attacco, mi salvo, anche perché la carta è molto debole, c'ha pochi punti d'attacco. No, perché creerebbero la combo apposta per distruggerti tutto, toglierti tutto dalla mano, toglierti tutto dal terreno, magari adesso pure toglierti tutto dal cimitero, perché non si sa mai con tutte le colle del corvo di Dio e puttanate varie. E poi cosa fanno? T'attaccano e tu rimani senza carte sul terreno, quindi ti attacca diretto sto corvo di merda. Non hai carte in mano e nella tua draw phase non puoi nemmeno pescare, quindi ah, non pesco, passo, corvo sul terreno, attacca, torna in mano, passo, non pesco, passo, e così avanti fino a fare 8000 danni. È insensato, non c'ha senso questa cosa. Perché? Perché dovete fare una cosa così cancerogena? Non ha senso ed è scorretta. Non createle queste cose se sapete che poi faranno una fine di merda. Fine di merda che ha fatto anche la carta al primo posto. Carta al primo posto che sinceramente io sarei curioso di vedere ad uno. Però creerebbe il panico, già lo so, creerebbe un panico pazzesco. Però sai com'è, è quella carta che ad uno ti può salvare la partita. Cioè letteralmente non è una carta che ti fa perdere. Questa è una carta che non ha delle condizioni. Cioè la giochi e ti salva la partita, punto. Non c'è altro. Perché comunque, ragazzi, peschi due. C'è la Pot of Extravagance, che devi bandire le carte dall'Extra Deck. Sì, va bene, bandisci le carte dall'Extra Deck. Poi magari mettiamo il caso di, non lo so, Altergeist si banna 3 Extra Prime Banshee e tu dici, oh cazzo, ho perso, come cazzo vinco ora? C'è la Pot of Desires, che letteralmente rischi di millarti il deck, perché bandisci, ti fai un meno 12, rischi di costo, te le banni quelle 10 dal deck. Poi ti rischi pure di beccarti Ash e quindi non peschi manco le due. Però mettiamo il caso che tu banni 10, peschi 2 e il tuo avversario è un Trickstar e gioca Reincarnazione. Tu ti milli il deck, non li concedi. Invece, ragazzi, c'è questa Pot of Greed che peschi 2, punto. Grazie! Grazie! E per questo dico che è una carta che non uscirà mai dalla banlist. Io non so se ho il desiderio di vederla ad uno, oppure ho paura di vederla ad uno. Però è una di quelle carte che è bannata da così tanto tempo che tutto sommato ci pensi, ma non sarebbe carino averla pure per due giorni, perché poi banlist d'emergenza veloce, il primo YCS che tutti mettono staple la Pot of Greed, tutti i mazzi che letteralmente fanno cose indecenti. Sarebbe carino vederla da un lato e assolutamente una merda dall'altro. Ditemi voi perché team siete, volete la Pot of Greed a uno o volete la Pot of Greed che rimanga lì? Io sinceramente non lo so. Se avessi la possibilità di giocare una Pot of Desires in meno perché ho una Pot of Greed in più, molto volentieri, magari evito di millarmi tutto il deck, sa mai. In ogni caso, ragazzi, questa era la mia top delle carte più forti in banlist. Ditemi secondo voi che cosa non ho inserito, ditemi se volete un'altra top, magari più in là ne arriverà un'altra, forse il mese prossimo, non lo so, dipende da quanta gente commenterà sotto questo video. E niente, ragazzi, leggetevele queste, cioè non leggetevele perché ve le ho illustrate io, però ogni tanto, se avete a disposizione queste carte, fatevi dei duelli con i vostri amici dove utilizzate le carte bannate pure. In traditional le potete utilizzare tutte in monocopia, le carte bannate. E vedete quanto effettivamente sono rompipalle queste carte. Alla prossima, ragazzi.
cioè, precisamente, a domani alle 4.